La fine di un'era, l'alba del futuro. A Pozzuoli il convegno organizzato da Farmaciste Insieme. Sanitaschi, l'ACI, promuovere la casa come primo luogo di cura. Farmacia dei servizi, Righetti, Federfarma Ascoli. Con proroga sperimentazione limitiamo liste d'attesa e accessi al pronto soccorso. Federfarma Perugia, Ludovico Vitali eletto nuovo presidente. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del TG di Federfarma Channel. Nuova remunerazione ed evoluzione del ruolo della farmacia sono i principali temi affrontati nell'ambito del convegno La fine di un'era, l'alba del futuro, organizzato dall'Associazione Farmaciste Insieme e da Studio Farmadata SRL e svoltosi a Pozzuoli. L'incontro è il primo di altri convegni che si terranno sul territorio, come ha anticipato a filo diretto Angela Margiotta, presidente Farmaciste Insieme, che ha anche sottolineato l'importante ruolo sociale della farmacia. All'incontro ha partecipato anche Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale, che ha spiegato come la remunerazione sia un mezzo, non un fine, ci slega dal valore del prezzo del farmaco ed entro il 31 marzo un elenco di medicinali passerà alla classe A. Gianni Petrosillo, presidente del Sunifar, ha sottolineato come la nuova remunerazione porti risorse alle farmacie rurali e rientri nella strategia di Federfarma di supportare sempre di più le farmacie più fragili in un'ottica di rete. Per il Servizio Sanitario Nazionale vogliamo promuovere un nuovo modello di assistenza domiciliare con la casa come primo luogo di cura. Lo ha affermato il Ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo durante il question time al Senato sulle azioni intraprese per sostenere la transizione digitale del Servizio Sanitario Nazionale. Dal PNRR sono stati destinati 3 miliardi alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Dal 2023 ci sono un'agenzia per la sanità digitale e una piattaforma con intelligenza artificiale a supporto delle cure primarie. La proroga della sperimentazione della farmacia dei servizi è stata accolta con favore da quelle regioni che l'hanno avviata. Al resto del Carlino, Patrizia Righetti, presidente di Federfarma Ascoli, ha sottolineato che le prestazioni rese in farmacia in ambito cardiologico rappresentano un valido strumento per dimostrare come la rete di professionalità si è confermata efficace nella riduzione delle liste d'attesa e nel limitare gli accessi impropri nel pronto soccorso. Obiettivo della farmacia dei servizi è anche ampliare la collaborazione tra le componenti del sistema sanitario e accompagnare il cittadino nel percorso di cura, con le farmacie che possono avere un ruolo importante nelle strategie di prevenzione attraverso il monitoraggio. Cambio di vertici a Federfarma Perugia a seguito della riattribuzione delle cariche all'interno del triennio 2023-2025. Ludovico Vitali, titolare di farmacia del capoluogo Umbro, è il nuovo presidente di Federfarma Perugia, mentre vicepresidente urbano e vicepresidente rurale sono rispettivamente Gianluca Ceccarelli e Claudia Pimpinelli, Guido Zuccari è segretario e Luigi Santi tesoriere. Questa era l'ultima notizia del TG di Federfarma Channel, grazie per averci seguito. Appuntamento la prossima settimana con la nuova edizione del telegiornale.